dura un pochettino, tantino, dura quasi 5 minuti, ma lui ha studiato 2 anni per poter raggiungere 5 anni. Scusami, sapevo. È profondo, sapevo 2. È perché tu ragioni ancora in lire, quindi sarebbe 2, 4 più qualcosa. È vero. Allora, qual è il titolo, scusa? Serenissimo, un titolo. Ma a dai, caso, sì. Proprio serenissimo. Serenissimo. Signore e signori, Povia dal vivo vi canta Serenissima. Mio nonno è nato a Cherso, in Croazia, che un tempo era Repubblica di Venezia. Venezia? Mi disse che Venezia nacque dalle acque e che da zero diventò un impero. Impero. Venezia? Più di 1000 anni di conquiste, più. Venezia? Giù fino alla Grecia c'eri pure tu. Pure tu. Venezia? 120 d'oggi, Venezia è indipendente, con un arsenale militare navale potente. Venezia. Più di 1000 popoli e colori, più. Venezia. Tu, la più accogliente e generosa, tu. Venezia. Con il tuo diritto veneto, con l'amore per il popolo, la difesa del più debole nelle tue regole. Venezia. E anche Dante stupì, incantato da lei. Venezia, Wall Street, a quei tempi era lei. Serenissima, hai insegnato al mondo cos'è una vera repubblica. Nello stato da terra e da mare. Serenissima, sei dentro il sogno più ambito. Cent'anni fermarono anche i normanni. Tu, la grande fede in nome di Gesù, proclama. E tu, l'abolizione della schiavitù, cristiana. E quanti che ti odiavano perché ti temevano, e le guerre e cuore fegato cambia e levantò. Venezia ispira l'arte e la Costituzione americana, perché era una repubblica che nonostante tutto funzionava. E anche Shakespeare creò, ispirandosi a lei. Serenissima sei, ha insegnato al mondo cos'è una vera repubblica. Nello stato da terra e da mar. Serenissima sei, dentro il sogno più ambito. Nasce nell'impero di Bisanzio e nel tempo conquista Bisanzio, da Bergamo a Brescia fino a Lisonzo, da Ravenna a Rimini fino a Faenza, dall'Istria alla Dalmazia fino al Peloponneso, dal Mediterraneo al Mar Nero. Nello stato da terra e da mare. E poi nell'arte, da Tiziano a Canaletto, da Carpaccio a Tintoretto, da Sansovino a Palladio, da Bellini a Goldoni, da Veronese a Tiepolo fino a Canova, e perché no, da Marco Polo a Casanova. E chi ne è ancora da contare? Stato da terra e da mare. Serenissima.
e sua mamma e suo papà l'hanno chiamata Serenissima. 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 Guarda, lo posso dire serenamente, tranquillamente, roba da brividi. Tra l'altro si abbina anche alla nostra compianta televisione che avevamo prima, che era Serenissima, per tanti anni. È stato anche il marchio del nostro successo, della mia visibilità. Ho incominciato proprio con Serenissima Televisione, ben 32 anni fa, non ieri. Sono passati 32 anni, adesso siamo Canale Italia.